si ritorna a parlare dell'articolo 18 e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi dice è un falso problema, è così? Sì, è un falso problema, sembra però diventare un'ossessione per chi lo vuole togliere, per chi continua a pensare che il problema dell'occupazione si risolva togliendo diritti a chi lavora. Il problema invece è costruire nuova occupazione, il governo pensi a politiche industriali e a una politica di crescita per il paese. Questo servirebbe all'Italia e di questo invece continuiamo a non discutere. È un tabù per voi articolo 18, c'è un margine di discussione, di trattativa? È un tabù perché il tema dell'articolo 18 torna ad essere il tema della riduzione dei diritti, cioè di una ricetta che non ha prodotto nessun posto di lavoro in più e in questi anni ha prodotto invece la riduzione della qualità del lavoro che c'è, dunque è una ricetta sbagliata, questo è il problema. L'articolo 18 è già stato modificato in parte con il governo Monti, i risultati non si sono visti. Questo di Matteo Renzi è un contentino ANCD per cementare la sua maggioranza? Non so se è un contentino, è la riproposizione stanca di una ricetta sbagliata. Noi insistiamo molto su questo, siamo pronti a discutere di tutto. Si parla di un contratto a tutele crescenti, bene, si comincia a cancellare la selva di contratti oggi presenti. Si è fatto invece poco tempo fa un decreto, il decreto Poletti, che porta a 36 mesi la rinnovabilità del contratto a tempo determinato. Come si vede, diciamo, non c'è un'idea, e c'è solo molta propaganda, così non si va molto lontano.